insomma, sono serviti tanti minuti per sbloccare la partita, è servito Marco Delle Monache, però alla fine tre punti importanti per il secondo posto. Sì, sì, tre punti importanti in una partita difficile, perché forse nel primo tempo l'abbiamo anche un po' sottovalutata, nel senso che eravamo un po' nervosi, però credo che poi alla fine i cambi, ma non per togliere nulla a chi è uscito, i cambi credo che abbiano cambiato la partita, perché una partita così la puoi giocare con palla a terra e con giocatori molto più rapidi, e così è stato, perché Delle Monache è entrato molto bene, Vergani è entrato molto bene, ma tutti, Aloi, tutti quanti, Krajic, quindi senza nulla togliere a chi è uscito. Catanzaro ha vinto in maniera netta contro il Crotone, Pescara al secondo posto, contento o preferiva un pari? No, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Dal Catanzaro siamo rimasti a tre punti, quando arriveranno qua, intanto bisogna rimanere lì, e poi quando arriveranno qua, se saranno più forti, faremo i complimenti. Presidente, tra sette giorni un ritorno, quello di Opari. Sì, 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 viene il Messina e quindi torna il mister, per me è un ritorno gradito, perché è un ottimo rapporto e speriamo di fargli uno scherzetto anche a lui. Però Auteri lo scorso anno ci era rimasto male che non ha fatto i playoff. Sì, ma quello non significa, i rapporti non vanno solo considerati, perché nel calcio uno può esonerare, in questi anni ho esonerato diversi allenatori eppure sono rimasti in buoni rapporti con tutti. Se c'è una motivazione la devi fare, basta. Ritorno alla classifica, Presidente, perché la Pescara oggi è seconda, ma con i punti conquistati dopo questa parte di campionato sarebbe stata, è nettamente prima sia nel girone A che nel girone B. Che significa? Che siamo nel girone C e quindi dobbiamo guardare il nostro girone, siamo secondi e va bene così. Faccio un'ultima domanda io prima delle domande da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. È arrivato un altro problema in settimana, Presidente, come si difende l'inchiesta della Procura di Napoli per presunte false fatturazioni? Richiesta di un anno e un mese di reclusione per lei. Mi riposo probabilmente, un anno e un mese. Mi viene a sorridere perché mi viene a sorridere sentendo false fatturazioni di cosa? Io nel 2012 abbiamo comprato Quintero attraverso un intermediario che era Alessandro Moggi. Abbiamo fatto un mandato all'agente, è depositato in federazione, l'intermediario ci ha fatto una fattura, l'abbiamo pagata con bonifico. Dove stanno le fatture false? Perché qualcuno mi deve spiegare dove stanno le fatture false. Poi se uno pensa che l'intermediario prende i soldi e li dà al giocatore, io credo che bisognerebbe rinchiudere l'intermediario, perché l'intermediario che opera in Italia, che fa una fattura, che ci paga le tasse e poi prende i soldi e li dà al giocatore, è da rinchiudere all'ospedale criminale proprio. Per sorridere diciamo che è buona compagnia per Cassi, De Laurentiis e altri tanti big del calcio italiano. Ma no, non si tratta di buona compagnia, è un filone che è stato aperto probabilmente nei confronti di questo intermediario. Se l'avessero aperto con tutti gli intermediari il calcio sarebbe a San Donato. Una domanda da studio per il presidente Daniele Sebastiani. Sì, ecco, allora ci siamo, no? Faccio io Massimo perché abbiamo problemi, sì, faccio io la domanda con la connessione, quindi me la giri a me. Sì, ma è una considerazione più che una domanda, perché chiaramente non ci sono partite scontate, dirò una banalità, però è la cruda realtà dei fatti. La Gelbison è una squadra ispida, una squadra compatta, aggressiva. Essere riusciti a vincere questa partita nel finale che cosa significa? Chiede Massimo Profeta, vista la struttura della Gelbison, squadra molto compatta, partita difficilissima, essere riuscita a vincerla nei minuti finali cosa significa? Significa che credo che il mister abbia visto bene durante la partita dove c'era qualcosa che non andava, ha fatto delle correzioni e la partita è cambiata. Ma perché loro, come giustamente dice Massimo, è una squadra molto fisica, ma secondo me è anche una delle migliori che è venuta a giocare a Pescara fino adesso.